evening again. Good evening and welcome. I'm Jane Rogers, I'm Vice Chair of the Community Garden and Farming Systems Board, and I welcome you here. I'm just a little bit of the appetizer before the real main course. Just a few housekeeping chores. I've been asked by several people if they will be able to ask Carlo Petrini questions at the conclusion of the lecture. The answer is yes. If you will go to the back of the room to the CEFS table, there are cards there on which you may record your question and then give them to one of the volunteers, and the volunteers will pass them along to Mr. Petrini's assistant, and hopefully your question will be answered. Very excited about having you all here, and we will begin shortly. Thank you. Welcome, everybody. It's my pleasure to welcome you to the Center for Environmental Farming Systems inaugural Seasons of Sustainability Lecture Series. This is our first of what will be many lectures around sustainability and agriculture. And I'm Cy Rich. I am the board chair for CEFS. And I have a mission before we start, and that's to try to explain to you without the aid of PowerPoint or too many notes, and not within an hour, but within a few minutes, what the Center for Environmental Farming Systems is. And it's a good friend of mine whose name I won't mention, who I would have thought would have known all about it, asked me. People really don't know. They've been involved and gotten caught up in this effort of the last few weeks with the wonderful barbecue last night and what's happening with Carlo Petrini speaking here tonight in sort of this new effort of CEFS. But I think we need to understand where CEFS is coming from and why we have Carlo Petrini here tonight. CEFS is an organization that was started as a joint venture between North Carolina State University, the North Carolina Department of Agriculture, and North Carolina A&T University. And it was started in 1994 with the idea of promoting sustainable agriculture in North Carolina and bringing together some very important facets. The first was research, high quality research. The second was education, graduate students and others, undergraduates, farmers, extension people coming in to understand the process of farming more sustainably and how one would do that, and to back this up with really solid research. And CEFS had the wonderful opportunity to have access to the Cherry Research Farm down in Goldsboro, a magnificent, very large piece of property, to begin doing this work. So, but all along there was the idea that at some point the farmer who is going to be growing food, high quality food sustainably, would be connected with the fork, with the consumer. And that's what this is all about tonight. This is about the Center for Environmental Farming Systems taking that step towards the consumer, which is really where it all, that's what this is all about. That's what our food production system is in the United States. It's about moving food to the consumer. Well, CEFS is organized with a different approach, and that approach is that our food could be raised more sustainably with less inputs from fossil fuels. And as we all know, we are heading towards a bit of a perfect storm now with fossil fuels becoming much more expensive and in limited supply and harder to come by because they're located in parts of the world that may not actually be adjacent to our United States. And finding ways to do this using less water, because as we all know, water is becoming dear. And to do it in a way that's producing a product that is of highest quality and is not moved 2,000 miles across the country to find the consumer, but is grown locally and consumed locally. So that's what we're all about here, and that's why we are so
honored to have Carlo Petrini do the first lecture. So with that, I'd like to introduce my fellow board members, if they would just stand. Jane Rogers, who's vice chair of the board and has done a lot of work to bring this together. Andrew Roosley, let me get all of them up and then you can clap. Andrea Roosley, who is the chef and owner of Lantern and had everything to do with the picnic last night. Michael Thiemann, who's been very active in our strategic planning effort. Craig Watson from Cisco, who's been a big supporter of everything that we're doing. And Debbie Ruth. Debbie has been a longtime laborer in this field and a very active member of the board. So could we give them a big thank you? So with that, I'd like to introduce Nancy Kramer. Nancy has been the, if you will, the visionary behind CEFS for a very long time. And she's been a very active and quiet force that has brought together a very, very unusual collection of research, education, extension, and now access to the consumer. Nancy, please come up. We are very pleased and very honored to have Carlo Petrini here, a man well-respected worldwide for his promotion of and commitment to good, clean, and fair food. Benvenuto, Carlo. It's my time. In case you didn't recognize me. Welcome, too, to all the farmers present at tonight's inaugural Sustainable Ag Lecture. Can you please stand and be recognized for all the great work that you do? There really what CEFS is all about. There's local food guides at the back of the room, and so when you're all charged up at the end of this, I hope you'll grab one of those and support the businesses, the restaurants that are also represented here, and buy this local food. CEFS is a partnership, and Simon already mentioned our three partners. Thank you for that, Simon. And they've been very supportive, and we're very appreciative of that. We also partner with many NGOs, sustainable agriculture, environmental NGOs, and also farm organizations. And we feel like those make our programs much more relevant than we would be otherwise. I want to thank our sponsors tonight, Compass Group, our lead sponsor, which is based in Charlotte. Some of those folks are here. You can stand, please. And many other key sponsors for this event that are listed in your sponsor. Thank you very much. This wouldn't be possible to bring Carlo Petrini here without you. I want to thank our new CEFS supportive advisors. We've only had a board since November, and they have energized us with their enthusiasm and support. I'd also like to thank all the staff and volunteers who have worked very hard to make all the events over the last 2 days possible. Special note of thanks to Lisa Forehand, who's been the chief organizer of this lecture and also the benefit tonight, and it's her birthday.
hosts of that event, Slow Food Triangle, North Carolina Choices, which is a project of CEFS and SEEDS. And special thanks to Jennifer Curtis of NC Choices, Andrew Rusing, the leader of the Triangle Slow Food, and the owner and chef of the Lantern, and Amy Tornquist with SEEDS, who are the chief organizers of that event. I think the pressure is on us to make that an annual affair. I also want to thank Meg Ryan O'Donnell, who obviously has done a very good job of getting the word out about this event. So she's helped bring a lot of you here. So this is a very exciting time for CEFS. Consumer interest in knowing and caring about where and how their food is grown is at an all-time high. There are growing markets for organics, for pasture-raised and antibiotic-free meats, for fresh and nutritious foods, for foods with a story and with a place and local just about anything. Farmers markets and farm stands are popping up everywhere, and existing ones are expanding. New marketing models are developing in workplaces, in churches, in schools, and in hospitals. Restaurants that are serving locally grown food are enjoying both fame and fortune. And yet still North Carolina continues to import the majority of our food from great distances. In 1999, a North Carolina study found that we import more than 85% of the organic products we consume. We think that number is closer to 95% now with the growth of availability of organic products in the main grocery stores. Another startling fact, according to the US Census, between 1976 and 2001, North Carolina lost nearly 50% of its family farms, and the trend line is continuing. So over the next year or so, CEFS and its partners will ask, what will it take to build a local food system in North Carolina? One where the local economy flourishes as consumers gain access to local, healthy, nutritious, and fair food. How can a farm-to-fork approach to agriculture and consumerism be implemented? How can we better value farmers and farm workers and the land? And how can North Carolina's farming legacy be sustained? We will endeavor to answer these questions, and we encourage you to join us. Now, it is my pleasure to introduce you to Erica Lesser, who is the Executive Director of Slow Food USA, which has about 14,000 members and 150 chapters nationwide. And Erica will tell you a little bit about Slow Food USA and introduce Mr. Petrini. Good evening, everyone. Can you hear me all right? All right. We'll be pacing around here shortly, so that's why they were wise to outfit us with some wireless microphones. Well, first of all, I want to thank everyone at CEFS and really everyone in this part of the state who has welcomed us with open arms and incredible food. We've enjoyed wonderful hospitality over the last couple of days. It is my honor tonight to introduce and also translate for Petrini. As the executive director of Slow Food USA, my responsibilities are quite far-ranging, you might say. So a little bit about Carlo, for those of you who are not familiar. Carlo is not just the leader of an organization and the founder of a movement, but also a great philosophical thinker and someone who has proposed many ideas which seem simple and intuitive, but in fact are quite radical and innovative. And the work that he's done with Slow Food over the years, developing this organization into a worldwide movement with 80,000 members in over 100 countries, has always been through very specific strategies and ways of helping to create social change, which we continue to do also in the United States. And they can best be summarized in just three overlapping ideas. First of all is the defense of biodiversity, defending not just plants and animals, but cultures and traditions that ensure a good food supply. Educating people about food, not just children, but adults, everyone in this room, all of us. And perhaps most importantly, the thing that brings us all together and what we've enjoyed over the last couple of days is building food communities and understanding that good, healthy local food systems start on the community level, and that once people feel a sense of identity with that community and a sense of shared purpose, then they can do so much more with that. All of these ideas really contribute to
Carlo's philosophy and our philosophy of good, clean, and fair food, and we'll hear more about what that means as well. The strategies are ideas, but actions have translated into projects over the years, and so some of the work that Carlo has done over the last 20 years has been to create some specific forms of assistance in the world. One of them is the Ark of Taste, which is a catalog of foods that are at risk of extinction. Think of the endangered species list and what that did to help the conservation movement in this country. Well, the Ark of Taste is a catalog of the most delicious foods which we are at risk of losing because they simply can't compete on an industrial commodity level. But they represent our tradition and our heritage in this country and around the world. In terms of education, Carlo really took a major step and convinced many, many people, hundreds if not thousands of people, investors and both public and private sector in Italy, to help him found the University of Gastronomic Sciences, which is the first academic institution which is devoted exclusively to the study of food and culture, gastronomic sciences, literally, a multidisciplinary discipline. And the university now has campuses in both the Piedmont and the Emilia-Romagna regions of Italy. One of the most important and really evolutionary projects of slow food in recent years has been a biennial conference called Terra Madre. And I know there are several people in the audience who have attended Terra Madre and for whom they can testify to the experience of being in the same space with 5,000 other small-scale farmers, food producers, people from small-scale food communities in 150 countries who come together for 4 days at a time in Turin, Italy, to discuss not just the problems and the challenges, but potential solutions to ensuring our future of food. All of these things have helped Carlo to evolve as a thinker and to write many things over the years, and he has been honored by many organizations and some of them even in the United States. He was very excited to receive an honorary degree from the University of New Hampshire last May, his first in the US. But all of these big ideas have certainly, if nothing, done incredible things to inspire a strong movement in the US. And Nancy mentioned that we are 160 chapters in the United States, 14,000 members, and we hope many more in the coming years that are based on university campuses. So I just want to mention that as one aspect that we are extremely excited about. In fact, Carlo just spoke a few moments ago with a young person who's here tonight who is determined to help with that at yet another university in the United States. All of these things, as you know, Slow Food Nation is Carlo's new book, but it's not just a book, it's an event. And we have taken the inspiration from Carlo to organize and launch a year-long campaign called Slow Food Nation, which began with this tour this month, and which will culminate in a traveling event that will begin in May of 2008 in San Francisco, May 1 through 4. And we're hoping to bring together not just food producers and farmers from that bioregion, from the West Coast, Pacific Northwest, and this whole part of the United States, but also to represent and to talk about the iconic foods and the movement of local food and delicious food happening all over this country. So please put that in your calendars. If you have any reason to be in San Francisco already, now you have the assurance that you must be there. So I hope we will all see you there. So with all of these in mind, I hope this is just a little glimpse of some of the inspiration and the provocation that we'll receive tonight. And I would like to pass the microphone and welcome Carlo Petrini to the stage. Sei pronto? Grazie, sono prontissimo. Okay. Bene, bene. Sei acceso? Ecco. Beh, innanzitutto chiedo scusa se parlo italiano. First of all, I have to beg your forgiveness. I don't speak English. Ma una traduttrice così brava che mi dà garanzia. But he has a decent translator and he's reassured by that. E quindi spero che la musicalità della lingua italiana vi sia di vostro gradimento. And so I hope that the musicality of my Italian will also provide some pleasure for you.
Beh, innanzitutto grazie per questa straordinaria presenza. First of all, I must thank you for this extraordinary participation tonight. A tutti quelli che l'hanno resa possibile, il centro di sviluppo dell'agricoltura sostenibile, fatto la tradizione del CEFS. All of those at CEFS, which he just translated into Italian, who also helped make this happen tonight. A tutti i soci Slow Food presenti e ai contadini che sono qui presenti, specialmente quelli che sono venuti a Terra Madre. And I also want to thank all of the members and the leaders of Slow Food who are here tonight, and especially to all of the farmers who are here, and especially those who came to Terra Madre. Io sono impressionato da questo mio viaggio negli Stati Uniti. Oggi è l'ultima tappa di questo mio piccolo tour. I have been absolutely struck by this tour that I've been taken. It's been almost 3 weeks now, and tonight is our last occasion, the conclusion of this tour. E porterò nel mio cuore questo spettacolo di persone. And I will carry in my heart this spectacular outpouring of people here. Ma essendo venuto qui negli Stati Uniti un anno fa, but when I came here to the United States 1 year ago, io vi devo dire un'impressione che ho, che vivo. Io penso che negli ultimi 12 mesi negli Stati Uniti, su queste tematiche della sostenibilità e del cibo, si è fatto più che 20 anni precedenti. I must say, and this is my impression, which I'd like to share, which is that more has happened in the last 12 months for the cause of sustainability and good food in this country than has happened in the last 20 years. È incredibile, ma è così. It's incredible to say, but it's true. Sta crescendo questa sensibilità. This sensitivity is growing. Si sente nell'aria. We feel it in the air. È un bisogno della gente. It's a need that people feel. Avvertiamo che dobbiamo salvare la terra madre. And what we need to say is we must save our mother earth. Avvertiamo che dobbiamo salvare la nostra salute. And we must save our own health. Che dobbiamo salvare la piccola economia locale. And small local economies. Che dobbiamo salvare un sistema di vita. And we have to save a way of life. Ecco allora che il nostro movimento si presenta con la sua particolarità. And that's why our movement presents itself with a particular approach. E qual è la particolarità principale di Slow Food? And what would this primary characteristic of Slow Food be? Noi siamo un'associazione gastronomica. We are a gastronomic organization. Però è necessario che prima ci capiamo su cosa vuol dire gastronomia. But first we have to understand what exactly we mean by gastronomy. Perché forse non abbiamo tutte le idee chiare sulla gastronomia. Because it's possible that we might not all have the same clear idea. In Italia e anche qui negli Stati Uniti, se accendete la televisione in qualsiasi momento del giorno e della notte c'è qualcuno che spadella. Because not just in Italy, but I believe also in the US, you can turn on the TV at any hour of the day and you'll see someone stirring a pot with a spoon. Parla, ricette. They talk and they give recipes. Tutti i giornali pieni di ricette. And the newspapers are full of recipes. Libri di ricette. And cookbooks. Qualsiasi persona che incomincia a far cucina fa un libro di ricette. Anyone who starts cooking, immediately they write a cookbook. Fotografano i piatti dall'alto come se fossero dei cadaverini. And they take pictures from high up as though it were an autopsy. Ricette. Questa è una piccola parte della gastronomia. But this is a small part of gastronomy. Assolutamente una parte piccola. A very small part.
e più si incentiva questa parte e solo questa parte, but the more that we favor exclusively this one aspect, questa parte di gastronomia rischia di diventare pornografia alimentare. It risks becoming food porn. Noi dobbiamo avere un altro concetto di gastronomia. We must have a different concept of gastronomy. E questo non lo dice Carlo Petrini. And this is not what just Carlo Petrini says. Ma lo dice un, diciamo così, il padre storico della gastronomia moderna. But one of the founding fathers of modern gastronomy said this too. Si chiamava Brillant Savarin. His name was Brillat Savarin. Nel 1825 ha scritto La fisiologia del gusto. In 1825 he wrote a book called The Physiology of Taste. Alla meditazione terza, alla domanda che cos'è la gastronomia? And in the third meditation he asked the question, what is gastronomy? Brillant Savarin risponde, la gastronomia è tutto ciò che riguarda l'uomo in quanto si nutre. It's everything that regards man in his nourishment. E allora inizia l'elenco. And so the list begins. Dice la gastronomia è agricoltura. Agriculture. La gastronomia è zootecnia. Zoology. Ma la gastronomia è fisica. Physics. È chimica. And chemistry. E poi dice è economia. And economics. Storia. History. Antropologia. Anthropology. E pensate, nel 1825 Brillant Savarin dice che la gastronomia è economia politica. And think that even then, in 1825, he said it was political economy. Che modernità. Can you imagine the forward thinking? Come vedete, quindi siamo davanti a una scienza complessa e multidisciplinare. So as you can see, we are confronted by a complex and multidisciplinary science. Ed è questo quello che ha convinto Slow Food a fondare la prima università al mondo di scienze gastronomiche. And that is what convinced us at Slow Food to found the first university in the world dedicated to gastronomic sciences. I nostri studenti studiano biologia. Our students study biology. Studiano antropologia. Anthropology. Genetica. Genetics. Studiano la produzione animale. Animal production. La produzione vegetale. Plant production. La nobile scienza del nutrizionismo. And the noble science of nutrition. Una visione complessa. A complex vision. Non di settore. Not just divided by sector. Studiano anche come si cucina. And they also learn how to cook. Ci mancherebbe, però è questo il concetto che è importante. But this is the concept that's important. E allora noi dobbiamo avere il coraggio di uscire da questa dimensione un po' ridicola della gastronomia. And so we have to have the courage to leave behind this somewhat absurd and limited vision of gastronomy. E capire che oggi, in questo momento storico, rispetto a Brillant Savarin, la gastronomia deve avere a che fare con una nuova scienza. And we must also realize that gastronomy, whereas in Brillat Savarin's time this didn't exist, we must include a new science today. L'ecologia. Ecology. Nel 1825 non c'era l'ecologia. It didn't exist back then. Oggi l'ecologia è diventata scienza primaria. But today ecology has become a primal science. Perché siamo davanti a un disastro annunciato. Because we are faced with an unexpected disaster. Nel 2005 la comunità scientifica, le Nazioni Unite, hanno presentato un rapporto sugli ecosistemi del pianeta. In 2005, the scientific community with the United Nations presented a report on the ecosystems of the planet. E in questo rapporto gli elementi di preoccupazione, di drammaticità sono enormi. And in this report, called the Millennium Assessment, the predictions are enormous and troubling. Riscaldamento della terra. Global warming. Perdita di biodiversità. The loss of biodiversity. Inquinamento.
pollution. Il segretario della FAO, the Secretary General of the FAO, the Food and Agriculture Organization, dice che se la comunità mondiale non corre ai ripari, nei prossimi 300 anni rischiamo di perdere la specie. Said that if we as a human race do not change course, we risk becoming extinct in only 300 years. Non la specie dei dinosauri. Not the dinosaurs. La specie dell'Homo sapiens. The human species. Questo è il dramma. This is the drama. Ma questo documento delle Nazioni Unite dice una cosa che quando io l'ho letto sono rimasto impressionato. And when I read this report from the UN, there was one thing that shocked me. Dice che maggior responsabile per la distruzione dell'ambiente è la produzione del cibo. They said the greatest share of responsibility for this environmental disaster lies with food production. Io pensavo che fosse l'industria, le polluzioni. I thought it was big industry or pollution. No. È la produzione intensiva del cibo che distrugge la natura. But instead it is the intensive, massive production of food which is destroying nature. Non lo dice Slow Food. This is not something that Slow Food says. Lo dicono 1,400 scienziati che hanno lavorato per 4 anni. This was the report of 1,400 scientists who worked for 4 years. Allora vedete che gastronomia è anche ecologia. So this shows us that gastronomy must also be ecology. Da come io mangio posso determinare che tipo di società e di agricoltura voglio. The way in which I eat can also help determine the society and the world that I want to live in. Voi avete un grandissimo poeta che è Wendell Berry. You have a wonderful poet called Wendell Berry here in America. E quando Wendell Berry dice mangiare il primo atto agricolo, dice questo. And when he says that eating is an agricultural act, he's saying the same thing. Dice che i nostri comportamenti alimentari determinano i ecosistemi. That the choices that we make in how we eat will ultimately determine the ecosystem that we exist in. E allora noi dobbiamo prendere atto che la cultura alimentare è molto importante rispetto anche al cambiamento dei sistemi ecologici. And so we have to understand just how much of an impact the change of our food culture will have on our ecosystems. Dobbiamo guardare alla situazione paradossale in cui ci tocca vivere. And we have to examine the paradoxical situation in which we live. Negli ultimi 50 anni si è rafforzata la produzione industriale in agricoltura. In the last 50 years, industrial agriculture has grown at an unprecedented pace. Pensiamo che la terra abbia risorse infinite. We believe that the earth has infinite resources. Bisogna produrre, produrre. And we have to produce more. E la situazione è diventata drammatica. And so the situation has become dramatic. Quali sono i 5 paradossi più evidenti? And what are the 5 most obvious paradoxes? Il primo paradosso è che la terra non è più fertile. The first is that the earth is no longer fertile. La terra perde fertilità. It's losing its fertility. L'humus diminuisce. The humus, the topsoil, it's diminishing. 150 anni di produzione chimica, tonnellate e tonnellate di chimica sul terreno. This is the impact of tons and tons of chemicals applied to the earth over the last 150 years. Hanno reso il suolo sempre più piatto, sempre più povero. And it's impoverished the soil. Sembra la suola delle scarpe. It seems like shoe leather. Non c'è più fertilità. There's no more fertility. Secondo paradosso. Noi dalla terra con il cibo vogliamo energia. Prendiamo energia. Number 2. From the earth
we receive energy, we take energy. Però ne spendiamo di più per prendere quell'energia che riceviamo. And yet we must expend more energy into the earth than what we receive from it. I conti non tornano. And the ends don't meet. Se io spendo più energia di quella che ricavo, alla fine qualcosa non quadra. Because if I put more energy into what I receive from, in the end it doesn't add up. E questo vale tutto il sistema del cibo. And this is true for the entire food system. Noi italiani facciamo arrivare i pomodori dalla Cina. We in Italy, we get our tomatoes from China. Perché costano di meno. Because they cost less. Non è vero che costa di meno. But it's not true that they cost less. Perché quell'aereo che viaggia consuma energia. Because that airplane that flies is consuming energy. E tutto questo concetto di spendere di più energia di quella che ricaviamo dalla terra. Un paradosso enorme. And this is the enormous paradox of expending more energy than what we receive in return for our food. Terzo paradosso. Il cibo è meno buono. Number three, food is not as good as it used to be. Tutti che spadellano. Everyone with their pots. Ricette. Recipes. E il cibo è meno buono. And food is less good. Chi di voi alla mia età se lo ricorda il gusto delle pesche com'erano? And those of you who are of my generation, you remember what peaches used to taste like. Non sapevano di legno. They didn't taste like wood. Si ricorda l'odore dei pomodori. And you remember the smell of a tomato. Io vivo in una piccola città del Piemonte. I live in a small town in the Piedmont region. E quando arrivava agosto, settembre, si faceva la salsa di pomodoro nel cortile. And in August and September, everyone would make tomato sauce in the courtyards. E il profumo del pomodoro si sentiva in tutte le strade. And the perfume of the tomatoes you can smell in all the streets. Oggi, niente. And there's nothing today. Il cibo è meno buono. Food is less good. Questo è un paradosso. This is a paradox. Quarto paradosso. La situazione dal punto di vista della salubrità delle campagne è disastrosa. Sono più inquinate a momenti le campagne che le città. The question of our country, our earth, in rural areas is an incredible paradox. It is more polluted than cities are now. Perché? Pesticidi, prodotti chimici. Pesticides, chemical inputs. Fanno star male anche i contadini, eh? They're also hurting the farmers. Ma anche grandi concentrazioni di produzione animali. But also these great concentrations, confined operations for animal raising. Voi avete letto Fast Food Nation di Schlösser, queste zoopoli. And you've read about these zoopolises, these animal cities in Eric Schlosser's Fast Food Nation. Incredibile. It's incredible. In Italia c'è una provincia molto bella con una città bellissima che si chiama Mantova. In Italy there is a province with a beautiful city at its center called Mantova. In quella provincia c'è 1 milione di abitanti. And in that province there is 1 million people living there. E ci sono 7 milioni di maiali. And 7 million pigs. Ogni maiale inquina per 7 viventi. And each pig produces waste equivalent to 7 people. 1 milione, 49 milioni. So 1 million people and the equivalent of another 49 million people's waste. Gli escrementi inquinano la prima e la seconda falda acquifera. And the excrement, it contaminates the water table there. E la falda acquifera va a finire nel fiume Po. And that water finishes, it arrives to the Po River. Il fiume Po prendiamo l'acqua per bagnare il mais. And from that river we take water to irrigate corn. L'inquinamento cresce. And this is how the pollution grows. Mi hanno detto che anche voi qui come maiali non state bene, non state male. And I've also learned that there is an issue with pigs here as well. Quite a few. Problema non sono i maiali. The
problem is not the pigs. Sono i cristiani, sono gli uomini. It's the people. Allora, il quinto paradosso è il più incredibile. Perdiamo contadini. So the fifth is the most incredible one. We're losing farmers. In Italia nel 1950 il 50% della popolazione attiva era contadino. In 1950 in Italy half of the workforce were in farming. Adesso siamo al 4%. And now we have only 4%. Qui negli Stati Uniti il 2%. Here we're barely 2%. Ma noi non mangeremo computer. But we're not going to survive by eating computers. Non mangeremo informazione. Or information. Noi dovremmo mangiare melanzane, pomodori, patate. We're going to need to eat eggplants and potatoes and tomatoes. O torniamo a dare speranza ai giovani e a dare sulla terra. We have to give hope and inspiration to young people to stay on the land. A lavorare sulla terra con dignità. And to work on the land with dignity. Con gratificazioni finanziarie. And with financial gratification, incentives. E non solo gratificazioni finanziarie, anche culturali, sociali. But also cultural and social gratification. Altrimenti che futuro è? Otherwise, what future do we have? Non possiamo pensare a un'alimentazione solo di tipo industriale. We cannot just conceive of an industrial way of eating. Abbiamo bisogno di una grande campagna per riqualificare l'agricoltura, la piccola agricoltura. And so we need a huge campaign to return the rightful place of small-scale agriculture. Rilocalizzare l'agricoltura. And to relocalize agriculture. Valorizzare la permanenza dei contadini sulla terra. And to elevate the value of farmers staying on the land. Loro salvano la terra. Questa piccola economia salverà la terra. Because they will save the land. They will help us save the land. Sarà l'economia locale che salva il mondo. And it will be local economy that saves the world. L'economia globalizzante, grande, non salva il mondo. Because the big globalization of economy, that's not saving our planet. Distrugge il mondo. That's destroying it. L'economia locale salva il mondo. Local economies are what will save the world. Noi l'abbiamo imparato a Terra Madre. And we learned this at Terra Madre. Migliaia di comunità di 152 paesi del mondo. Thousands of communities represented from 152 countries around the world. Tutti coi piedi per terra, radicati nella loro economia. Everyone with their feet on the ground and with deep roots in their communities, in their land. Loro possono diventare una grande rete. And we hope they can become a great network. E questa è la globalizzazione virtuosa da contrapporre alla globalizzazione negativa. And this is a virtuous form of globalization that we can use to counteract the negative globalization. Ecco perché è importante creare forme di incontro, contadini, cuochi, università, consumatori. And this is why we have to create moments for us to come together as producers, as cooks, universities, and consumers. Io in campo alimentare non vorrei più usare questo termine consumatore. But when we're talking about food, I really would like to stop using the word consumer. Il termine consumatore è nato nell'Ottocento in Inghilterra. This usage came about in the 19th century in England. Ed era la malattia della tubercolosi. And it was all about tuberculosis. Uno si consumava. It was consuming one from the inside. Non è un bel termine. This is not a beautiful word. Coproduttori dobbiamo diventare. So we must become co-producers. Coproduttori vuol dire gente che è curiosa. And it means people who are curious. Che sviluppa il rapporto diretto con i produttori. Who develop a direct relationship with producers. Che capisce il lavoro della terra. And who understand how to work the land. Che educa i propri bambini a mangiare bene. And teach their own children how to eat well.
Non possiamo essere sempre solo consumatori, consumatori. We can't always be consumers. O addirittura I bambini vengono educati da piccoli con la televisione. Tum, tum, tum. Otherwise our children are just educated from when they're very little by the TV. Pubblicità, pubblicità. With advertising. Non creiamo nuovi cittadini, creiamo futuri consumatori. And with that, we are not creating future citizens, we're creating future consumers. Basta, consumatori. But enough with this. Diventiamo cittadini. Let's become citizens again. Diventiamo coproduttori. And co-producers. Diventiamo soggetti attivi e non passivi. Active players, not passive. Questa è la speranza che dobbiamo coltivare tutti assieme. And this is the thing we must hope for and cultivate all together. Ed ecco allora che un'associazione come la nostra, che si occupa di gastronomia, mai come in questo momento è attuale. And that's why an association like ours, concerned with gastronomy, has never felt a more urgent need than we do now. Cercherò di spiegarlo in maniera più pratica. Let me explain in practical terms. Voi sapete che la grande sfida del nuovo secolo sarà realizzare una società sostenibile. Because we know that the greatest challenge of our century will be to create a sustainable economy. Per creare una società sostenibile abbiamo bisogno di un grande processo di alfabetizzazione ecologica. A sustainable society, in order to realize this, we have to engage in a huge project of ecological literacy. Perché le domande saranno tante, Because the demands upon us, there will be many of them. E noi dobbiamo prepararci a rispondere. And we have to be prepared to respond. Che cosa sono gli ecosistemi? What are the ecosystems? Che cos'è la biodiversità? And biodiversity. Come si può rispondere al riscaldamento del pianeta? And how can we respond to global warming? Come ridurre la produzione di CO2? And how to reduce our CO2 emissions? Molte domande. Many, many demands, questions. Ma poi ci faranno una domanda che è la più importante. But then there's the most important one. Come la natura può generare la vita? How nature can generate life. Come la natura può sostenere la vita. And how nature can sustain life. Allora oggi ci sono molte scuole di pensiero. And so today there are many schools of thought. Ma la più sensibile di tutte ha capito che questa domanda, a questa risposta avevano già dato risposta poeti e filosofi. But the most sensitized of those schools among us, they have realized that the response already came to us from poets and philosophers. Da mille anni. For thousands of years. I poeti, I filosofi ci spiegavano che la natura incide sulla vita e che noi tutti dobbiamo avere attenzione per il respiro della vita. The poets and the philosophers explained to us the connection between nature and our lives, and they said that we had to pay attention to the breath of life. Il respiro della vita. Breath of life. Bello, eh? It's nice, right? Respiro della vita. The breath of life. Che cos'è il respiro della vita? But what is this? In termini scientifici. In scientific terms. Il respiro della vita è il metabolismo. It is metabolism. E il metabolismo coinvolge tutti. And this involves everyone. Coinvolge gli uomini, men, le piante, gli animali, la terra. Plants, animals, and the earth. Il metabolismo, quello che cambia natura e materia e mantiene le persone e la vita. Metabolism is what transforms plants and nature and what maintains, what ensures our survival. Noi siamo dentro il metabolismo. We are within this metabolism. Mangiamo. We eat. Digeriamo. Digest. Trasformiamo. Transform. E lasciamo alla terra. And give it back to the earth. La terra mangia. And the earth then eats. Digerisce. Digests. Trasforma.
transforms. E ci dà il cibo. And gives us food. Il respiro della vita. So this is the breath of life. È chiaro? Am I clear? Questo movimento, il fatto di vivere con la terra, nel metabolismo della terra. This is the movement, the fact that we live with the earth and the metabolism of the earth. Noi siamo natura. We are nature. Grande errore filosofico aver pensato che l'uomo era fuori dalla natura, era pura spiritualità. And some would say it was a philosophical mistake to think that man was beyond nature and was just spirit. Noi siamo anche natura. We are also nature. Ricordati, uomo, eri terra e terra ritornerai. Remember, man, dust you were and dust you will be again. E allora dobbiamo stare dentro questo ciclo della natura. And so we have to consider ourselves within this cycle of nature. Pensate come questo è poesia. You know, this is poetry. E così come è poesia il fatto che l'agricoltura ha 10.000 anni. And just as poetry is ancient and old, we've practiced agriculture for 10,000 years too. Per 10.000 anni, sapete qual era la ricchezza più grande di un contadino? And for 10,000 years, what was the farmer's greatest source of wealth? Il letame. Manure. Il letame. It was manure. Lo mettevano da parte. It was set aside. Lasciavano perdere l'acidità. To let the acidity disperse. Poi lo mettevano sul terreno. And then spread it on the land. L'odore, i romani dicevano, era il profumo dei secoli. And the Romans said that the smell was the perfume of the centuries. In italiano, nella lingua italiana, letame deriva da lettus. In the Italian language, letame, the word for manure, derives from the Latin letus. Che in latino vuol dire lieto. Which in Latin, work with me here, means happy. Gioia. Joy. Felicità. Happiness again. Incredibile. It's incredible. Felicità la merda. Happiness is shit. Ma questo è il metabolismo. And so this is metabolism too. Cosa c'è di è poesia. And it has from poetry. È la nostra vita quotidiana. It's our daily life. Puoi essere presidente, papa, re, ma vai sempre lì tutti i giorni. Everyone does it. The president, the pope, all of us. Il metabolismo e capire la natura del cibo è la condizione fondamentale per essere ecologisti. And this metabolism, this fundamental principle of nature, we must understand it to be ecologists. Chi capisce la natura del cibo capisce l'ecologia. If we understand the culture of food, then we understand ecology. E allora ecco dove la filosofia di slow food, di questa nuova gastronomia, ha bisogno di concorso di molte persone. And this is why this philosophy of slow food, of gastronomy, needs many, many people and support. Perché questa è la grande sfida che abbiamo. Because this is the gamble we are about to make. Del resto, guardate, che il cibo fosse la cosa primaria, lo sappiamo tutti. And for the rest of it, I mean, to say that food is the primary thing, everyone knows this already. Se non mangiamo, non viviamo. If we don't eat, we won't survive. Vedete, il buon Dio ha dato piacere, godimento, a due funzioni umane. But we must understand also that God gave us pleasure through two human functions. Mangiare e fare l'amore. To eat and to make love. Gli ha detto all'uomo, tu goderai per queste due cose. He said to man, you will enjoy yourself with these two things. E questo ti permetterà di continuare la specie. And this will allow you to continue the species. Grande. Grande idea. This was a great idea.
C'è anche qualcuno che gode a lavorare. And I know there are some people who also like to work. Ma questo è patologico. But this is pathological. Il mangiare e il fare l'amore fanno parte della nostra vita quotidiana, delle nostre cose più profonde. Eating and making love are a part of our lives and a part of the most profound act of living. Della nostra memoria. Of our memory. Della nostra identità. And our identity. Del nostro cuore. Our hearts. Noi abbiamo maturato i nostri gusti dalle nostre nonne, non dalle mamme. And we have taken our taste buds have come not just from our mothers, but our grandmothers. La nostra comunità ci ha educato ai gusti. And our communities have educated our palates. Il cibo è un linguaggio, un modo di essere. And food is a language, a way of being. Che sentiamo profondamente. That we feel profoundly inside ourselves. Niente di strano. It's nothing bizarre. Quando nasciamo, when we're born, usciamo dal ventre materno. We come out of the maternal womb. Viene tagliato il cordone ombelicale. Our umbilical cord is cut. Non abbiamo ancora gli occhi sono ancora chiusi, non vediamo niente. Our eyes are still closed, we can't see anything. Non sentiamo. We don't hear anything. Siamo usciti dal liquido della mamma. We've just come out of our mother's liquid. La prima cosa che facciamo con le labbra cerchiamo le mammelle della mamma. But the first thing we do with our lips is to search for our mother's breast. È il primo atto d'amore. This is the first act of love. La mamma che dà il cibo al bambino. The mother who gives food to the baby. Ma attenzione, il bambino dà piacere alla mamma quando succhia la mammella. But the baby also gives pleasure to the mother when she suckles at her mother's breast. Questo è la bellezza della vita. And this is the beauty of life. E il primo atto è il cibo. And this first act is also food. Noi dobbiamo essere coscienti di questa importanza. So we have to be aware of this importance. E rispettarlo anche dopo. And also respect it later. In tutta la vita. In all our lives. Senza esagerare. Without exaggerating. Perché il piacere non è abbondanza. Because pleasure is not about abundance. Il piacere è moderazione. It's moderation. È armonia. And harmony. Avere un buon rapporto col cibo è importante. And having a good relationship with food, it's important. È importante culturalmente, ecologicamente e dal punto di vista della nostra salute psichica. Culturally, ecologically, and also from the point of view of our health, physical and mental. E questo è il discorso che porta Slow Food a rafforzare gli orti con i bambini. And this is what has inspired Slow Food to advance projects like school gardens for children. A rafforzare l'educazione nelle scuole. And to strengthen education in the schools about a difendere i contadini. And to defend farmers. A difendere la qualità del cibo. And to defend the quality of food. A difendere il diritto a produrre cose buone. And to defend the right to produce good things. Molte volte i nostri politici non capiscono niente di cibo. Because, you know, many times our politicians, they don't understand anything about food. Allora noi dobbiamo contribuire a educarli. So we also have to educate them. Vedete, noi in Europa è passata, pochi anni fa, è passata una legge iperigienistica. In Europe, campaign to defend microbes. Senza i microbi positivi non possiamo avere formaggio. Because without good microbes, you can't make cheese. Ma senza i microbi positivi non facciamo il prosciutto, non facciamo il salame, non or ham or salami or anything. Se ci sterilizziamo da testa ai piedi, non siamo più uomini. And if we sterilize ourselves from our head to our toes, we're no longer human. Ma la comunità europea ha detto no, chi fa il formaggio in montagna, nelle Alpi? But the European community, they said, no, wait, the people who make cheese in the Alps dovrà avere una
un posto tutto piastrellato. They have to have a cheese making place that's completely secure. Ci dovrà essere due bagni, uno per le donne e uno per I maschi. And it has to have two bathrooms, one for men and one for women. Ma in montagna c'è un pastore solo. But in the mountains, there's just one shepherd by himself. Non vado a fare la pipì una volta da una parte e una volta dall'altra. And so what is he supposed to do? Take turns, go to the bathroom in one and then in the other? Il buon senso. We need good sense. Il buon senso abbiamo bisogno. E allora abbiamo raccolto 3 milioni di firme. And so we launched a petition and got 3 million signatures. E il Parlamento europeo ha preso atto. And the European Parliament noticed. Che grande patrimonio di formaggi che abbiamo, dal parmigiano reggiano al camembert, viene perché ci sono questi processi microbiologici. That our legacy, our heritage of incredible cheeses, parmigiano and camembert, these things are made possible by these microbes. Loro lo sapevano già prima. They knew this already, you know. Ma erano stati messi sulla cattiva strada dall'industria. But they were pushed down the wrong path by industry. Perché l'industria vuol distruggere il piccolo produttore. Which wants to destroy the small producer. Vuol distruggere il piccolo artigiano. And the small artisan. Ma noi dobbiamo difendere questa biodiversità. But we must defend this biodiversity. Questo è patrimonio dell'umanità. This is our legacy of humanity. Un grande formaggio come il parmigiano. A great cheese like Parmigiano Reggiano. Si faceva nel 1300. Has been made since 1300. È importante come una cattedrale. It's just as important as a cathedral. L'UNESCO sta facendo l'elenco del patrimonio immateriale. And UNESCO has begun making a list of all of the immaterial, non-material legacies we have. E nel patrimonio immateriale c'è la sapienza dei contadini. And it will also contain the knowledge of farmers. La sapienza centenaria, millenaria dei contadini è parte del patrimonio culturale dell'umanità. Because these centuries, thousands of years of farmers' knowledge is a part of our cultural memory and heritage. E allora, così come noi in Europa dobbiamo difendere la biodiversità storica. And so while we in Europe have to defend a historic and old biodiversity, qui in America dovete difendere la nuova biodiversità. And here in America you have to defend new biodiversity. La biodiversità dei produttori biologici. The biodiversity of organic producers. I produttori di formaggio che stanno crescendo. Cheesemakers who are growing all over. I produttori di pane profumato, buono. Bread bakers with this incredible perfume. Quando sono venuto la prima volta negli Stati Uniti, tanti anni fa. The first time I came to the US, many, many years ago. C'era due tipi di birra. There were only two kinds of beer. Adesso ci sono migliaia di microbirrerie. And now there are thousands of microbreweries. Questa è la biodiversità che nasce dal basso. This is biodiversity that grows from the ground up. Costruire questa biodiversità è una benedizione per l'America. And constructing, building this biodiversity is a blessing for America. E l'America deve ritornare a essere guida di questi processi di difesa. And America must return to being a guide and a leader in these processes and traditions. Noi abbiamo bisogno che l'America prenda in mano questa bandiera. We need America to take the flag in hand. La difesa della biodiversità riguarda tutto il pianeta. Because the defense of biodiversity is something we must do all over the planet. E avere la certezza che qui in questo paese sta nascendo una nuova biodiversità è la speranza per il mondo. And to realize that in this country we are seeing the birth of new biodiversity, this brings hope to the whole world. America ha inventato fast food. America invented fast food. L'America deve fare forte slow food. And so America must help make slow food strong. Deve fare forte I contadini. And must strengthen farmers. La produzione di qualità, la biodiversità.
and the production of quality and biodiversity. Questo modo resterà quel grande paese che è. And this will allow America to become the great country that it is. E questa è la grande scommessa che abbiamo davanti. And this is the gamble, this is our challenge. E bisogna vivere in questo momento complesso. And we have to live, exist in this complex moment. Un momento difficile. It's difficult. E rafforzare le nostre convinzioni. And to strengthen our convictions. Il problema in America non è che il cibo è caro. Because the problem in America, it's not that food is expensive. Il problema in America e in Europa è che il cibo è troppo poco caro. The problem in America, but also in Europe, is that food costs too little. Questo è il problema. This is the problem. Se il cibo non è pagato giustamente, come fa un giovane a stare nella terra? If we don't pay a fair price for food, how can you convince a young person to stay on the land? Come si fa a fare la produzione di qualità? And how can you produce food of quality? Allora, questa coscienza deve portare tutti a fare squadra. And so this understanding and awareness, it has to bring us together as one team. Chi c'era ieri al picnic ha visto che bella gioia che c'era, eh? Everyone who was at the picnic last night, you witnessed the joy that we experienced. Contadini, cuochi, tutti assieme. Farmers and cooks, everyone together. In qualche misura sta nascendo una piccola, lenta rivoluzione. And in these ways, we are seeing the birth of a small and slow revolution. Che servirà moltissimo anche alla nostra salute. Which will be incredibly important for our health, too. Perché il vero problema è che mangiamo molto male. Because the real problem is we eat really badly. Sulla Terra si produce cibo per 12 miliardi di persone, dice la FAO. The FAO says that on this planet we grow enough food for 12 billion people. Noi siamo 6 miliardi e 300 milioni. But there's only 6 billion 300 million of us on this planet. 800 milioni soffrono di fame. 800 million of us suffer from hunger. 1 miliardo 700 milioni soffrono di obesità e diabete. And 1 billion 700 million people suffer from obesity and diabetes. Sono due facce di una stessa medaglia. And they are two faces of the same coin. Lo scheletro dell'Africa. The skeleton in Africa. E l'obesità dei paesi ricchi sono le due facce di una stessa medaglia. And the obesity in wealthy countries, they're two faces of the same coin. Mangiamo male e siamo tutti più ammalati. We eat badly and we are all sickened by it. Allora la cultura del cibo deve servire a questo. And so food culture must serve this. È importante per questo obiettivo. And this is important for our goal. Non si può sottovalutare. We can't underestimate it. E la speranza è che questa unione diventi sempre più forte. And our hope is that this union will be ever more strengthened. Così come l'unione tra scienza e saperi tradizionali. Just as the union between traditional knowledge and mainstream science must be. Noi dobbiamo favorire il dialogo tra la scienza e i saperi tradizionali. We have to support and create a dialogue between traditional knowledge and mainstream science. Oggi la scienza è qui. Because today the science is up here. I saperi tradizionali sono qui. And traditional knowledge is way down here. Non può esserci dialogo. But there's no way to create dialogue. Il dialogo c'è tra pari. Dialogue can only happen amongst equals. Io non dico che hanno ragione i saperi tradizionali dei contadini. And I'm not saying that farmers' traditional knowledge is always right. Ma non dico che ha ragione solo la scienza. Nor am I saying that about science. Perché anche la scienza ha sbagliato. Because science has also made mistakes. Mucca pazza è nata nell'Università del Galles. Mad cow disease was discovered in a university in England. Non è nata dai contadini, eh? It wasn't born from farmers. Nessun contadino poteva pensare di dare da mangiare a una mucca la polvere di una pecora marcia.
what farmer would have thought to give ground up dead lamb to a cow? La scienza università ha detto di sì. But university science said, okay, let's try it. La mucca è un erbivoro. But we know cows are herbivores. Ma noi gli produrremmo questa farina animale di pecora. But if we create this flour made from sheep, gliela faremo mangiare. And we give it to the cow to eat. Diventerà bella grassa. And it'll be nice and fat. E questa è la scienza. And this is science. Bel disastro la scienza. What a disaster that was. Allora la scienza deve dialogare con i saperi tradizionali. So mainstream science has to dialogue with traditional knowledge. Nel dialogo e nel rispetto c'è la dialettica. And in this dialogue there is respect for the process. Se parla uno solo non c'è dialettica. Because if only one person speaks, there's no dialogue. Se i saperi tradizionali dei contadini ci hanno portato per secoli del buon cibo, bisogna anche sentirli. Because if traditional knowledge has advanced the cause of traditional food for centuries, we have to listen to that voice too. È per questo che io a Terra Madre ho detto ai 6.000 contadini, pescatori e nomadi, voi siete gli intellettuali della terra e dei mari. And that's why I said at Terra Madre to 5,000 farmers and producers who were there that you are the intellectuals of the earth. Intellettuali. Intellectuals. E come tali dobbiamo rispettarli. And that's why we must respect them. È ora di finirla che il contadino è l'ultima ruota del carro. And we have to end this thinking that farmers are the bottom rung of the ladder. Santo cielo, io l'altro giorno sono andato da un avvocato qui negli Stati Uniti. And the other day I went to a farmer, I mean to a, che farmer, a lawyer here in the U.S. Mi sono seduto davanti. And I sat down in front of him. E lui ha acceso un metronomo. And he turned on a timer. Cos'è questo? And I said, what is this? E lui dice, devo contare quanto tempo le dedico per poi farle la fattura. I have to count how much time I spend with you so then I can write you a bill. Ah, e nessuno conta il tempo dei contadini nei campi? And who's counting the time that farmers spend in the fields? Nessuno conta il tempo dei pescatori che vanno in mare di notte per pescare? They're not counting the time it takes for fishermen to go out on the sea at night? Perché nel nostro immaginario è più importante un avvocato che un contadino? Why do we have to conceive that a lawyer is more important than a farmer? Chi l'ha detto? Who said this? Chi l'ha detto? Questa è creare un nuovo umanesimo. This is the way that we create a new humanism. Noi dobbiamo creare un nuovo umanesimo. We have to create a new humanism. Perché siamo davanti a un quadrimotore che ci sta portando al disastro. Because we are being moved by a four-part engine that's bringing us to disaster in 5 minuti. 5 minuti ho finito. Okay. Quattro motori. Scienza. The first part of the motor is science. Tecnologia. Technology. Industria. Industry. Profitto. And profit. Non si possono discutere. And we can't dispute these. E dov'è la poesia? But where's poetry? Dov'è la filosofia? Or philosophy? Dov'è la solidarietà? Or solidarity? Dov'è l'ecologia? Or ecology? Anche questo ha diritto di cittadinanza. These are all things that have the right to citizenship too. Noi dobbiamo costruire un nuovo umanesimo. So we need to build a new humanism. È il nuovo umanesimo che ci porterà su traguardi nuovi. And this is what will bring us to new things, to new places. E che rafforzerà la fraternità a livello mondiale. And that will strengthen our brotherhood on a planetary level. Vedete, noi iniziamo un grande anno per Slow Food. So, as you might have heard, we're at the beginning of a big year for Slow Food. Specialmente qui negli Stati Uniti. Especially here in the U.S. Perché a maggio del prossimo anno faremo questa grande manifestazione a San Francisco che si chiama Slow Food Nation. Because in May of next year we will organize this huge event called Slow Food Nation. Per portare avanti queste tematiche.
to carry forward these ideas. Ed è per questo che io vi chiedo di aderire a questo, anche a questo movimento. And so that's why I'm asking you to also support this movement. E questa manifestazione c'ha un logo. And this event has a logo. Che è questo? Which is this. Questo ha portato alla rivoluzione francese. This is what we got from the French Revolution. Liberté, égalité, fraternité. Liberty, equality, fraternity. Io mi raccomando molto sull'ultima. But I must urge you to consider the third one. La fraternità. Fraternity, brotherhood. La cosa più importante. It's the most important thing. Perché la fraternità dà forza, dà speranza. Because it gives us strength and hope. E noi dobbiamo rafforzare questa fraternità. And we have to strengthen this sense of brotherhood. E lavorare con generosità. And to work with generosity. Anche perché, vedete, io lo dico nel mio libro, You know, I say this in my book. Noi abbiamo 4 giorni da vivere. We have only 4 days to live. In a manner of speaking. Viviamo bene. Let's live it well. Siamo generosi. Let's be generous. La vita non è breve. Because life is not short. La vita è lunga. It's long. Siamo noi che la bruciamo. We're the ones burning up our time. Allora prendiamo i valori che i contadini ci davano, la fraternità, il buon vicinato. And let's take the values that farmers have given us, brotherhood, being a good neighbor. E questo è l'inizio di un nuovo umanesimo. And this will be the beginning of a new humanism. Vedete, io cito sempre una cuoca del mio paese. And you know, I always like to tell about a friend of mine, a cook in my town. Lei fa da mangiare benissimo. She is an incredible cook. Però dà solo da mangiare a mezzogiorno. But she only opens her restaurant at lunch. Allora sono andati i giornalisti e dicono, ma perché fai solo da mangiare a mezzogiorno? And all of these journalists have come and said, well, why are you only open at lunch? Se tu fai anche la sera, guadagni di più, sarai più famosa. If you were open at dinner, you know, you'd be more famous, you'd earn more money. E lei gli ha detto che non ha l'ambizione di diventare la più ricca del cimitero. But what she said was, I'm not interested in being the richest corpse in the cemetery. Questa è la cosa più bella che io ho sentito. This is the most beautiful thing I've heard. C'è troppa gente nel mondo che vuol diventare ricca nel cimitero. There are too many people in this world that want to be the rich one in the cemetery. Siamo ricchi con l'amicizia. But we are wealthy with our friendship. Stiamo ricchi con la fraternità. With our brotherhood. Stiamo ricchi con l'affetto e con l'amore. And with affection and with love. Con la cultura. With culture. Col rispetto della natura. And respect for nature. E così anche quando metabolicamente torneremo terra. And that is how, so when we return metabolically to the earth. Andiamo a essere la parte buona della terra. We will become a good part of the earth. Grazie a tutti e un grande saluto, un grande abbraccio al North Carolina. Esatto. Tutti in un momento, Madonna. Grazie. Faccio le domande. Sì, sì, sì. I think we were going to have a few minutes to take some questions. Or maybe you understood everything and you don't need to ask a thing. But I suspect not. Is there a microphone? No. Well, if someone would just like to step out to the aisle and ask a question, we're happy to take a few questions. Oh, I'm sorry. That's right. There are some cards already. One step ahead of me. Ci sono già le cose scritte. Ah, sì, per.
Vai, leggila. You can just give me one at a time. Okay. Dilla in inglese, va? Ma però te lo dico sì, prima? Sì. Ok. Come puoi suggerire che i piccoli contadini possono aiutare a creare coproduttori, questa mentalità di coproduttori dentro il nostro pubblico americano sovraconsumo? What do you suggest small farmers do to create co-producers as a mentality among our over-consuming American public? Ma dalla parte vi dico, aspettate che arriveranno loro. Well, on the one hand, I'm tempted to say, just wait, they will come to you. Dall'altra vi dico, siate buoni produttori. But on the other hand, I want to say, be good producers. E quando fate i prodotti buoni, pensate che qualcuno, nella misura in cui li apprezzerà, cambierà stile di vita. And when you make truly good food and someone eats it, it will change their life. È una risposta non completa, ma calma, tranquilli. But, so this is not the most comprehensive answer, but please be calm and go slowly. That's the shortest answer he's ever given. Allora, cosa possiamo fare per promuovere il movimento? Come è andata la tua visita a Sonoma e cosa hai imparato lì a Sonoma? So what can we do to promote the movement? How was your visit to Sonoma? And what did you learn there? Beh, promuovere il movimento, la cosa più importante è farne parte. To promote the movement, well, the most important thing is to be a part of it. Da entrare nella nostra organizzazione, aiutare la politica che facciamo noi, in genere. To come into contact with our organization and to practice good politics, as we all do. La mia esperienza a Sonoma è stata molto interessante perché ci sono quattro convivi a Slow Food lì. My visit to Sonoma was very interesting. There are four convivia there in the county. E un mucchio di contadini convinti, forti. And tons of truly convinced and strong farmers. E anche la coscienza che i tempi sono maturi per far capire che bisogna spendere qualcosa in più. And there the understanding, the awareness is ripe that we must spend a little bit more on our food to make it truly good. Quando diranno a voi contadini di qualità che siete troppo cari? Because when people tell you, tell the farmers that quality is too expensive, voi dovete dire queste cose. This is what you must respond with. Nel 1970, in Italia, ma anche qui negli Stati Uniti, in Italia sì, di sicuro, la famiglia italiana per mangiare spendeva il 32% del reddito. Because in 1970, the average Italian family spent 32% of its income on food. Oggi spende il 15% del reddito. Today it only spends 15%. In America siamo più o meno uguali, 14%. And America spends even less, 13 or 14. In Inghilterra spendono il 9%. In England they spend 9%. Disastro. It's a disaster. Disastro. Allora, dove sono? Abbiamo cambiato consumi. Se spendevamo il 32% e adesso spendiamo il 15%, significa che compriamo altre cose. And what does this mean? Well, we've just changed what we consume. If we spent 32 before and now it's 15, we spend it on other things, like clothes. In parte giusto, naturale, okay? And of course, a certain part must be used for that, okay? Ma mangiare la qualità non significa tornare al 32%. But eating good quality, I'm not saying we have to return to 32%. È sufficiente un 4% in più. It would be enough just to aim for 4% more. Non è tanto di più. This is not so much to ask. Allora voi dite questo. And so you should say this.
Quando io mangio un prosciutto, un pomodoro, when I eat a piece of ham or a piece of tomato, questo prosciutto e questo pomodoro dopo pochi minuti diventa Carlo Petrini. This ham and this tomato, after just a few seconds, it becomes Carlo Petrini. E io Carlo Petrini gli voglio bene. And I am looking out for Carlo Petrini. Le mutande di Armani sono fuori Carlo Petrini. But those Armani underpants, which I don't think he really wears, are always outside Carlo Petrini. Always outside. È più importante spendere per un buon prosciutto che per buone mutande. Don't you think it's more important to spend on good ham than good underwear? Guardate, in Italia è uscita una pubblicità. Ci sono 2 litri di olio sulla stessa pagina. So in Italy there's this advertisement that came out with 2 liters of oil side by side on the same page. C'è l'olio per la macchina. There's oil for a car, motor oil. E l'olio extravergine di oliva. And extra virgin olive oil. Stesso prezzo. The same price. La gente dice, oh, com'è caro l'olio d'oliva. And people think, oh my God, olive oil is so expensive. Non sa cosa vuol dire raccogliere le olive, molarle, produrle. And they don't realize how hard work it is to harvest the olives and to press them and make the oil. Nessuno dice che l'olio della macchina è caro. Nobody says that the motor oil is expensive. Perché la macchina è sacra. Because our car is sacred. È quasi come tua moglie. Almost like your wife. Gli devi voler bene. You have to love it. Allora, io penso che è giunto il momento di dire queste cose. La qualità alimentare deve essere pagata. And so that's why I think this is the right moment to say it. Il prezzo giusto. We must pay a fair price for good food. Dico? Facciamo l'ultimo, tuo preferito. Qual è il tuo piatto preferito? So I can't resist. The last question is, what is your favorite dish, Carlo Petrini? Guardate, mi fanno sempre questa domanda. You have to understand, people always ask me this question. Tra l'altro, io mi devo scusare perché se qualcuno di voi stasera pensava di venire qui a sentire un gastronomo tradizionale con ricette. So, and I also must beg your forgiveness if some of you came here thinking tonight you would get some recipe tips. La prossima volta. Oh, maybe next time. Comunque, quando mi chiedono questa domanda, io dico sempre che il mio piatto preferito è la curiosità. But when people ask me this question, I always respond that my favorite dish is curiosity. La curiosità di dove vivo in quel momento. Curiosity for what's there in the moment. Io non posso venire qua e cercare gli spaghetti. I have no business coming to North Carolina in search of spaghetti. Io devo sentire i piatti di questa terra. I have to taste the traditional typical foods of this land. Devo essere curioso. And I have to be curious. E se vado in Marocco c'è una cultura gastronomica incredibile. And when I go to Morocco there is an incredible gastronomic culture there. Tutto il mondo c'ha cultura gastronomica. The whole world, each place has its own gastronomic culture. In ogni parte del mondo le donne hanno fatto dei capolavori. And in every corner of the world, women have created masterpieces. E hanno fatto i capolavori con poche cose. With the humblest of things, of ingredients. Noi non avremo tempo sufficiente per ringraziare queste donne. We will never have enough time to sufficiently thank these women. Queste donne sono state i più grandi chef dell'umanità. They are the greatest chefs of humanity. Molto di più dei 3 stelle Michelin, molto di più. Much more than the 3 Michelin-starred chefs. Ecco allora che noi dobbiamo guardare con curiosità questo patrimonio mondiale. And so we must approach this world gastronomy with curiosity. E capire che la nostra identità è anche basata sullo scambio.
And also understand that our identity is based on exchange. Mi chiedono a me qual è il piatto preferito tuo italiano, poi alla fine glielo devo rispondere. And you know, they keep asking me what's your favorite dish as an Italian, and eventually I have to give them an answer. E dico, santo cielo, è la pasta, il pomodoro. And I say, all right, it's pasta with tomato sauce. Né la pasta né il pomodoro sono italiani. But neither the pasta nor the tomato are Italian. È lo scambio. It's exchange. È lo scambio che crea identità. Which creates identity. E noi dobbiamo avere la curiosità per lo scambio. And we have to be curious about this exchange. Questo, provate voi quando date viaggio. Mettete l'unico vero ingrediente, l'unica vera passione, la curiosità. And so when you travel, do this. Use this ingredient, consume this. It's curiosity. Grazie a tutti. Allora. Ciao America! Ciao, ciao America! I'm sorry, thank Mi you. Mi parto, no, dai, perché ti ha fermato. Sì, 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 sì. Dai, vediamo, sì, che tanto... Sì.